Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, ho voluto unire assieme oggi questi due pacchetti che mi hanno inviato perché pensavo che fossero più o meno simili come prodotto. Allora, io partirei da questo di Neve Cosmetics, che ovviamente è un pacchetto PR, dove, ed è anche senza spoilerarmelo troppo, sapevo, cioè se ne parlo tutti, il nuovo... scusate un attimo. Un cane che passa. Va bene, il nuovo correttore ristretto, eccolo qui, ed è questo prodotto qui. Poi mi hanno mandato anche delle altre cose, ma le vedremo dopo. Questo è il correttore ristretto che è con coffee oil, ok, per quello, è super, come si può dire? Allora, forse prima dovrei prepararmi un attimo a dire le cose. Comunque è super concentrato ed è con olio di caffè ed oltretutto va bene sia per il contorno occhi sia per le imperfezioni, ma lo scopriremo subito. 2 ml di prodotto, scusatemi, ma la confezione è stupenda. Questo è il colore medium, speriamo che le ragazze ci abbiano preso. Tiriamo sulle maniche perché se non vorrei macchiarmi e andiamo a vedere. Non sa di caffè, se ve lo state chiedendo. Wow, quando hanno detto super concentrato, guardate qui. Faccio qualcosa di più piccolo. Ora capisco perché una confezione è così piccola. È super concentrato. Cioè, è molto cremoso, guardate come si stende, molto cremoso, quindi ne basta davvero una puntina da picchiettare. Comunque il colore medium che hanno scelto va bene, è molto cremoso. Fissatelo con la cipria, soprattutto nel contorno occhi. Ma la coprenza c'è. Mi piace. Mi piace, devo dire che mi piace davvero. Magari dovevo prepararmi prima per rimuoverlo. Il colore medium su di me è perfetto. Lo proverò meglio, ma per adesso dico molto cremoso, come l'ho già detto, molto cremoso, ecco, lo dico ancora, molto cremoso ma allo stesso tempo super pigmentato. Dopo lo proveremo meglio. Poi ho visto che mi hanno mandato queste due matite pastello, che però pastello casual A-line, ah, una matita occhi, una matita rossetto, ok, che non credo che facciano parte di una nuova collezione, però matita occhi si chiama, se troverò mai il nome, Amigdala, amigdala, e questa qui, che bella, è un marrone classico. È un marrone, ok. Senza niente di particolare, e la matita invece pastello si chiama Closing Time. Sì, sono asciutta. Molto bella. Quasi preferisco la matita pastello alla matita occhi, certo che quella occhi è diversa come texture, tutto diverso, ma intanto grazie ai ragazzi di Neve, perché le novità sono sempre più che apprezzate, e anche questi pensierini, sapete che le matite marroni le amo. Ora spostiamo tutto un secondo perché andiamo all'altra novità, e qui sono stata super 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 contenta perché è la prima volta che mi inviano qualcosa. Nabla, ebbene sì, e ho dovuto togliere un po' di dati personali perché c'erano più etichette che altro. Molto bella la confezione, c'è proprio, c'è talmente tanta di quella carta all'interno che
e anche qui correttore, sì. Infatti è uscito il nuovo Regeneration ed è Ultra Lifting Creamy Concealer, un correttore super cremoso che allo stesso tempo dà luminosità al contorno occhi, quindi perfetto per borse ed occhiaie. C'è per tutti gli incarnati come Mr. Daniel, che è realizzatore di The Nabla A. Però dopo ho aperto il pacco e ho detto, ma qui c'è dell'altro. E allora ho detto, super. Allora, il Regeneration è questo, il colore è cream beige ed è questa la novità. Fatto così e vi dico che è pesante, e il colore magari sarebbe bello da sapere. Ah, ve l'ho appena detto, che stupida. È fatto a spugnetta. Non voglio prelevarne troppo, ma deve uscire. Comunque vi farei solo vedere, cioè, la ricerca proprio del... Quando me ne accorgo, quando esce? Eccolo, perché si sta colorando la spugnetta. Allora, no, no, non è il metodo che preferisco di applicazione perché devo pulire la spugnetta, non lo trovo molto igienico, però nello stesso tempo è perfetta, ha proprio la forma perfetta per andare a applicare il prodotto nei contorno occhi o nelle punte. Ok, andiamo a vederlo qui, il colore è perfetto per me. Questo rispetto a neve ha una formula molto più secca. Si stende bene, si modula bene e credo anche in questo caso che il colore sia perfetto. Stesso tempo ho trovato il Close Up Concealer, che è il correttore super parlato, anche in questo caso cream beige, quindi penso che abbiano proprio capito che è il mio colore. Altro tipo di correttore, ma questo è un po' più chiaro. Nello stesso tempo super parlato e super buono, molto più cremoso come potete vedere, ma basta poco prodotto ed si stende molto bene. Cioè, diventa quasi invisibile. Cioè, proprio il primo Regeneration, ragazzi, adesso lo proverò, ma sulla pelle non si sente. E l'altro anche. Sono correttori davvero molto... Una marcia in più, una marcia in più, ce l'hanno sempre, oltre al packaging, che è sempre qualcosa di spettacolare a mio avviso. Ma ora veniamo all'ultimo prodotto che ho visto, e secondo me hanno visto gli swatch degli altri, Nabla Cutie Palette. Questa è la nude, che se non sbaglio è una delle prime uscite, che... Che ho sempre snobbato e non ho mai valutato più di tanto, e non gliel'ho neanche chiesta, proprio perché ha dei colori particolari. Si devono essere accorti che è l'unica che mi manca. No, me ne mancano delle altre, non è vero. Moonlight Seducer e Latex Nude. È nude, ma con un qualcosa in più. No dubs, senza dubbi. Glorious. E l'ultimo è plastic. Vogliamo parlarne? E questa è la palette. Non l'ho mai valutata più di tanto per il fatto che sono colori portabili, classici, però particolari.
è inutile, non sbagliano un colpo, non sbagliano mai un colpo e la palette è fantastica. E quindi io ringrazio sia i ragazzi di Neve perché ad ogni uscita sono sempre lì, ci sono sempre. E poi anche Nabla perché finalmente si è accorta di me. Normalmente i prodotti di Nabla mi venivano inviati da Sephora e da Pinalli. Pinalli soprattutto. Si vede che Nabla si è accorta di... Oh, ma possiamo mandarglieli anche noi direttamente? E certo anche perché così vi faccio vedere le collezioni nuove, perché trovo che non sbagliano un colpo, almeno per adesso ho trovato prodotti che non hanno sbagliato un colpo, oppure che sentendo il Team Nabla ed alcuni, ad esempio il fondotinta, se non sbaglio, o la crema... È un fondotinta o una crema colorata, l'ultima che è uscita, che mi ha detto, guarda, non è adatta per la pelle mista, grassa, soprattutto in estate. Io ho detto, è ok, io non lo voglio. Perché era super comfort, è super idratante, è molto elastico sulla pelle, ma molto... E quindi sono anche sinceri, quindi è difficile che uno dica, come si dice, che faccia una recensione negativa o dica non mi piace quel prodotto, perché sono loro a dirti se va bene per te o no, in primis. Quindi fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se li avete provati, se vi intrigano, se vi ispirano. Mi piacciono tanto, soprattutto i correttori di Nabla, ve lo dico subito, sì, mi piacciono un sacco. Adesso non ho provato il nuovo Regeneration, ma il Close Up, che è questo. Secondo me ce l'avevo in un altro colore io, però... Top, semplicemente top. Ed è niente, come sempre, grazie per aver visto questo video. Spero che vi sia avuto un po' di compagnia, è stata utile. E tutto quanto. E noi ci vediamo al prossimo video. Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordati di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!